Indietro per il bene e l'unità del partito. La corsa di Giuseppe Berretta per Palazzo degli Elefanti finisce qui. Il deputato nazionale dei Democratici ha ufficializzato la sua decisione stamattina alla vigilia della direzione provinciale del partito, in programma domani, nel corso della quale, a meno di sorprese clamorose, sarà ufficializzata la candidatura a sindaco di Enzo Bianco. Una scelta che Berretta continua a non condividere per una serie di motivi, primo fra tutti perché non suggellata dalle primarie che oggi è tornato ad invocare. Io credo che anche qui ci vuole una scelta politica che deve essere compiuta dalle forze del centro-sinistra e credo che in questo senso il mio appello viene rivolto a chi in questo momento sta guidando come commissario il Partito Democratico e sta incontrando tutte le forze politiche che a Catania si stanno avvicinando al centro-sinistra. Annunciando il suo passo indietro, Berretta ancora una volta, in maniera assai palese, ha mostrato la sua insofferenza per la candidatura di Bianco. Sinceramente credo che sia un errore riproporre alla città lo stesso volto del 93, lo stesso volto dell'88, lo stesso programma che è un programma fatto di un investimento su una persona. Io credo che il cambiamento di cui c'è estremo bisogno a Catania non possa essere ancorato a una figura politica, a un uomo solo. C'è una figura che lei ha individuato di possibile potenziale candidato del PD? Io credo che queste personalità che si sono messe in campo, a cui dobbiamo gratitudine perché normalmente a Catania l'approccio è di grande prudenza, penso a Marisa Cagnino ma allo stesso Maurizio Caserta, se coinvolti in un percorso nuovo possano rappresentare e possano diciamo, in qualche modo convogliare quell'esigenza di cambiamento molto meglio di Enzo Bianco. La rinuncia, ha inoltre puntualizzato Berretta, non significa disimpegno. Il suo movimento, Io Cambio Catania, continuerà infatti a lavorare per la città, anche con propri candidati nelle liste del Partito Democratico.